Cosa? Ehi là, quanti siete? Ciao, Ivi. Ivi? Certo che voglio prendere Ivi con te. So, per esperienza, nel senso, non esperienza, perché mi sono informato, che Ivi si può evolvere in diversi Ivi in base allo starter che si è scelto. Io, avendo scelto Trishout all'inizio, il mio Eevee dovrebbe evolversi nella versione drago. Per cui non perdiamo tempo. Prendiamo Eevee. Ok. Diciamo che per adesso ci togliamo questo di tipo psico. Anche se sono folletto, scusate. Anche perché sono interessato all'usarlo in quanto ha acquistato valore il tipo folletto, perlomeno in questa versione. È necessario semplicemente far aumentare di un livello Eevee con vicino Trishout. Oh madonna, che fortuna. Colpo karate, ma come fa? Ok, lo voglio. Olè, Tynedler. Lotta coleottero. Ok, tipo lotta coleottero. Cioè, mi serve un co tipo coleottero e anche un tipo lotta. Riesce a mandare al tappeto Pokémon molto più grossi di lui, grazie al suo guscio durissimo e alla sorprendente velocità. Cosa si fa i selfie? Fashion blogger Teo. Va bene. Smoochum. Sì, si evolve in quel Pokémon psicogelo, penso che sia. Ranger completato. 1150. Eevee si sta evolvendo. Quanto cavolo è figo Scaleon. Rattata. Madonna rattata. Sei da bruciare, no? Bullo Marco. Ho deluso su Gennaro. Chi cavolo è Gennaro? Ah, è Gennaro il bullo che abbiamo incontrato inizialmente. Ciao, Ezio. Vieni con me, voglio farti vedere una cosa. Così dal nulla. Che razza di posto è? Ora questo albero è stato influenzato dall'energia Xenoverse. Ti sei mai chiesto che come le specie X siano entrate nel nostro mondo? Nelle strane regioni sono create sul pianeta delle fratture spazio-temporali e l'albero ne è la prova. A quanto pare è liquido arrivato da una frattura come questa. Speriamo che fenomeni come questo, per quanto siano affascinanti da vedere, non si ripetano ancora, altrimenti potremmo correre seri pericoli. Viaggiando per la regione di Edwin potresti incontrare molti altri. Mi raccomando, fai attenzione per precauzioni, tieni altri Xenobot. Tuttavia puoi sfruttare il potere di questi portali. Tramite alcune ricerche ho scoperto che quando sei nei paraggi di un portale, il potere che esso emana può far evolvere la maggior parte dei Pokémon X. Perché non provi? Damn, son, where'd you find that? Ehi là, finalmente si apre. Dimmi che non c'è un Riolu dentro solo. Un Togepi. Un Togepi. Sì. Lo voglio chiamare in nessun modo. Sinceramente, per tenermi un tipo folletto, mi tengo l'altro che è folletto volante. Però, quando arriverà un Pokémon. Ah, accidenti! Ogni volta mi dimentico che c'è quella cavolo di pensione Pokémon e potevo andare lì a scambiarmi i Pokémon. Absol? Per quale motivo dovrebbe esserci un Absol? Sarà livello 16. Livello 15 Scaleon. Trishout, mille punti. Ehi, Elekidix si sta evolvendo. Pram, ping, 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 pram, ping. Che rumore brutto. Electabuzz X. Ok, allora, questo Pokémon non so esattamente a cosa serve, però so che questo qua si evolve e diventa un drago folletto. Per cui un drago folletto. Lo voglio. Che lascerò qui. Prendo lo strumento. E poi lui lo rimuoviamo. E lo lasciamo qui. Il mio obiettivo è avere una squadra con un po' tutti i tipi di Pokémon. Per cui adesso noi daremo a lui il condividi ESP. In modo che salga di livello. Come già che si chiama? Kigami. Non so esattamente come si faccia ad evolvere, che livello si evolva, se sia necessario qualcosa o roba del genere.
Però, per ora, rimaniamo così e vediamo come va a finire. Tappate le orecchie, ecco, non sento più un cazzo di niente. Figa l'animazione, scintilla. Vuole lottare. Yimin, yes. Ok. Se mi va di fortuna che fa una mossa che tolga veramente poco, lo facciamo secco subito. Cavolo, sono finito. No, non è cosa. Ah, ma so. Ma davvero? Non ci credo. Pietra foglia? Cricketot e 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 cricketot. Promessa del baseball, Joe. Ah, Cubone. Cubone direi che è un tipo normale. Olè, brutto colpo. B-barrel. Non mi viene in mente cosa sia. Ah, lui. Tutti questi posti che vanno giù, vanno su, vanno giù, vanno su, mi confondono. Copia l'ultima mossa usata dal bersaglio. La mossa copiata si può utilizzare fino alla sostituzione del Pokémon. Quella mossa mimica potrebbe essere molto utile contro i tipi drago, in quanto i draghi subiscono super efficaci dai draghi. Per cui sì, potrebbe essere molto utile come mossa. No. Borgomela. Oh, finalmente siamo arrivati in qualche città. Adesso andiamo in ogni casa a parlare con tutti. Se tu riuscirai a portarmi qualche magico, te ne sarei eternamente grato. Vedrai che ti presterà il suo amo, lo trovi presso nel lago. Ok, quindi andiamo nel lago. Se ti va, posso scambiarti un Rattata di Loa per un Rattata di Eldew. Va bene, però mi serve un Rattata, cioè devo prendermi un Rattata. Vabbè, appena troveremo Rattata, verremo a scambiarlo con questo tipo. Valuto il soprannome dei tuoi Pokémon. Ma valutami sto grandissimo. Va bene. Blumele. Ti prego, mio fratello è andato ieri nel bosco filante dicendo che sarebbe tornato subito, ancora non è tornato. Io sono rimasto qui, mi ha chiesto lui. Vado a cercare. Va bene. Un oggetto prezioso, una piccola e antica statuetta di Magikarp d'oro che ne vale una fortuna. Vuoi aiutarmi a pescarla? Certo. Muovilo con le frecce per evitare sassi. Guida la pesca. Le alghe spezzano l'amo dopo 3 volte che le colpisci. Schiva. Ma figa questa cosa per pescare. No. Ah. Ok, ma non è vero. Non sei come me. Accidenti. Sì, come se ti mangia male. Non mi interessa, non mi interessa, non mi interessa. Dai, qui, non mi puoi. Oi, oi, no, no, no. Te ti voglio. No, me ne frega niente. A te ti voglio. Kidun, acqua volante. Attraverso la sua enorme bocca filtra l'acqua del mare in cerca di microrganismi. Una notte l'anno si raduna per evolversi tutti assieme. Con un evento. Yay, non posso credere che sia riuscito a pescare la statuetta del Magikarp d'oro, ma dato che l'amo è mio, questa rarità è mia, di mio diritto. Dai, non fare così, ok, per ringraziarti ti rendo i tuoi 500 più altri 2000. Oh. Amo vecchio. Devo portargli un Magikarp al tipo. E poi usiamo una Pokéball. Magikarp acqua. Anticamente era molto più forte dell'odierno discendente, incredibilmente debole. Un attimo al posto tuo, eh. Non ti offendere se ti prendo il posto di Magikarp, ma. Tieni. Posso darti altri premi ancora se mi porti altri Magikarp. Mi stai tentando così, eh?